Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del reattore di calcio e del metodo Balling. I principali metodi per gestire la triade calcio, magnesio e KH, che viene spiegata meglio in questo video, sono due, e sono il reattore di calcio e il metodo Balling. Il reattore di calcio. Il principio del suo funzionamento è semplice: di sciogliere materiale corallino tramite abbassamento controllato del pH, al fine di rendere disponibili calcio, magnesio e carbonati. Il reattore di calcio è un apparecchio composto da un cilindro caricato con sabbia corallina nel quale viene fatta circolare dell'acqua e viene immessa CO2. L'acqua viene prelevata dall'acquario e pompata dentro al reattore, dove verrà acidificata dall'anidride carbonica. Portando il pH a circa 6,5, la sabbia corallina dentro il reattore si scioglierà e arricchirà l'acqua di calcio, magnesio e carbonati. Tornerà poi in acquario attraverso un rubinetto per regolarne il flusso in base alle esigenze della vasca. La regolazione di un reattore si esegue sia sulla CO2 immessa con l'aiuto di un contabolle, sia sul flusso per determinare la quantità di acqua arricchita che verrà riversata in vasca. Nota bene che il reattore di calcio è uno strumento che mantiene i valori presenti in vasca, non li andrà a correggerli, quindi prima appunto, di farlo partire, dovranno essere già a livelli ottimali all'interno della vasca. Un'altra cosa da tener conto è che con il reattore di calcio i livelli di magnesio saranno leggermente più bassi, quindi all'interno della colonna dovete inserire anche dei microgranuli di magnesio. Per utilizzare quindi il reattore di calcio avrete bisogno di un reattore di calcio, un riduttore di pressione, una bombola di CO2, con contabolle e valvola di non ritorno, il materiale da inserire nel reattore, ovvero aragonite, carbonato di calcio, corallina e granuli di magnesio, ed un'elettrovalvola e eventuale controllo elettronico con pH-metro. Quali sono i pregi di un reattore di calcio? Beh, sicuramente all'inizio, anche se il costo iniziale per l'acquisto di tutto il materiale sarà un po' alto, però poi non ci saranno più spese durante l'anno, si aggirano intorno ai 50-100 euro per acquari di 100-200 litri. Un altro pregio è che, anche se richiede delle nozioni di base abbastanza buone, una volta trovato l'assetto andrà avanti da solo e non avrà bisogno di molte manutenzioni. I difetti stanno invece nel fatto che sarà abbastanza difficile trovare questo bilanciamento, quindi si andrà incontro anche a degli errori appunto in vasca. Il metodo Balling. Il metodo Balling si basa sul principio di inserire autonomamente tre prodotti liquidi preparati precedentemente per mantenere i tre valori KH, calcio e magnesio nei livelli desiderati. Ovviamente i tre prodotti potranno essere immessi manualmente in vasca, ma generalmente si fa uso di apposite pompe dosometriche, che doseranno ad intervalli e a quantità regolari le soluzioni. Dovremo poi monitorare i valori e aggiustare i dosaggi in base al consumo che verifichiamo in vasca. Andiamo a vedere quindi come dovranno essere effettuate le preparazioni, che verranno conservate in delle taniche. Il calcio e il magnesio si preparano ovviamente in due taniche separate, introducendo dei prodotti acquistati dal venditore in acqua di osmosi. Per la durezza carbonatica, KH, si utilizzano il carbonato ed il bicarbonato di sodio disciolti in acqua di osmosi. Si consiglia di portare a completa saturazione le soluzioni e, nel caso in cui si formino delle precipitazioni, usare quindi solo la parte liquida in alto. Per attuare quindi il metodo Balling avremo bisogno di pompe dosatrici automatiche, sali da sciogliere per le preparazioni delle soluzioni, una bilancia e delle taniche per uso alimentare, nelle quali verranno conservate le nostre soluzioni preparate. Uno dei pregi che ha il metodo Balling
è quello di non alterare il valore del pH rispetto invece al reattore di calcio. Quindi non si dovrà andare a reintegrare i carbonati KH. Un altro pregio che abbiamo con questo metodo è che, sempre a differenza del reattore di calcio, non avremo immissione di fosfati durante il suo funzionamento. Per esempio, quando cambiamo la corallina in un reattore di calcio, all'inizio ci sarà un picco di fosfati, mentre invece col metodo Balling no. Anche se per noi questo è il metodo più efficace fra i due, l'unico difetto che ha è che se avete appunto un acquario ricco di coralli SPS, ovviamente la spesa a fine anno è molto alta, si aggira dai 250 ai 300 euro in su. Se volete maggiori informazioni per quanto riguarda la chimica dell'acqua e i principi base di allestimento dell'acquario marino, vi consiglio di guardare questa playlist italiana. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Per eventuali commenti fallo pure qua sotto, clicca mi piace ed iscriviti al nostro canale per ulteriori news.